Nancy Brilli, aspetta che salgo e ti raggiungo. Buonasera, benvenuta, come stai? Bene, fa piacere vederti. Dicevo che è protagonista di questo film che a Venezia è stato già proiettato, che si intitola Tutti gli uomini di Sara. Ecco, Tutti gli uomini di Sara, quindi immagino sia una storia d'amore. Sara sei tu? Sì, Sara questo. Sono io, una storia d'amore, è un giallo dove c'è anche la commedia, per cui un po' ci si spaventina. Un po' giallo, un po' rosa, sì, un po' è un po' commedia. Ma quanti sono gli uomini di Sara? No, tanto così. Quello che lei si sposa uno solo. Poi ci sono quelli prima, che sono belli parecchi. E quelli dopo? No. Quello, no. No, quelli dopo. Non si può dire. Questa è un pochino la trama. Noi siamo riusciti a carpire anche uno spezzone piccolino di Tutti gli uomini di Sara e vorremmo vederlo, poi commentiamo assieme a Nancy Brilli. Allora possiamo mandare in onda un pezzo di Tutti gli uomini di Sara. Quello è lo scherzo. E sposarmi? Anch'io. Ma non è che stiamo facendo una sciocchezza? Certo che la stiamo facendo. E se va male? Tu non spendi nemmeno i soldi per l'avvocato. Le seppie devono cuocere ancora 10 minuti, non di più. Non è molto per convincerti, ma ci provo. Che belle! È il primo regalo. Cosa c'è? Non capisco, tieni. Sarà un amante deluso. Sarà uno stronzo. Poi qui la faccenda si tinge di giallo. Il filmato si è fermato presto, proprio su questa parola greca, però immagino che sia sintomatico del fatto che qualche situazione sta sviluppando. Vabbè, non anticipiamo nulla. Vuoi dire chi lavora con te, i tuoi partner in questa? Beh, avete visto Giulio Scarpati, poi ci sono Claudio Begagli, Marilla Forè, siamo tanti. Ecco, la regia? La regia è di Giampaolo Tescari. È di Giampaolo Tescari. Abbiamo detto Venezia, al cinema quando? Al cinema ad ottobre, in televisione dopo. In televisione, certo, dopo che sarà stato al cinema. Allora, in bocca al lupo a Nancy Brilli. Beh, per Tutti gli uomini di Sara, prodotto da Rai 2. Adesso, prima di andare via, andiamo via insieme. Andiamo via insieme. Andiamo via insieme da qua. Tu, quando eri piccola, qualche anno fa, guardavi lo Zecchino d'Oro? Come no? Lo guardavi? È il mio sogno. Anche quella è una forma di varietà dedicata ai bambini. Allora, per ricordare lo Zecchino d'Oro di qualche anno fa, il nostro balletto esegue adesso 44 gatti.